Takeshi, svegliati, siamo arrivati, siamo a Tokyo. Oh, è enorme, non finisce mai. Pensa che quando io sono nato da queste parti c'erano solo delle fattorie. Adesso invece non c'è altro che cemento dappertutto. È vero. Papà! No! Papà! Lasciami! Aggrappati al sedile! Attento, Zen! Ma sei impazzito! Sono veramente dispiaciuto, ma non potevo frenare di colpo. Perché? Che cosa ve lo impedisce? Guardate qui, questa gomma è forata. Trasporto un carico pesante. Se avessi frenato di colpo, mi sarei rovesciato. Guarda, papà, la gomma è completamente rovinata. Chi è questo ragazzo? Su, avanti, Takeshi, saluta. Oh, certo, papà. Buongiorno. Ciao. Mi sbaglio, stai cascando dal sonno? È rimasto sveglio tutta la notte per vedere Tokyo. Siamo partiti ieri sera da Fukushima. Hai fatto un viaggio così lungo per vedere Tokyo? Questo ragazzo è nato qui, ma dopo la sua nascita dovetti trasferirmi. L'ho portato con me perché conoscesse la sua città natale. Ne sarà contento. Città natale, che dolci e belle parole. Teatron! Il tuo addestramento è completato! La tua missione è di uccidere Super Aizen e distruggere Tokyo! Ora vai, Teatron! Obbedisci agli ordini! A Tokyo, nel punto B, c'è un dinosauro. In azione! Il gruppo D entra immediatamente in azione. Perforanti! Pari! Sfere magnetiche! Zen, l'Aizen 2 è in pericolo. Anche tutti gli abitanti della città sono in pericolo. Ai, uniamoci. Bene. Ai. Zen, contatto! Vai, Barra, state bene? Noi dobbiamo occuparci del dinosauro. Buona fortuna. Lamerotanti, in azione! Papà, ora puoi correre. Sicuro. Thank you.
Takeshi! Takeshi, figliolo, rispondimi, ti prego! Maledizione! Questa vecchia carcassa si è bloccata! Dobbiamo uscire! Zen, sta attento! Siamo perduti! Trasformiamoci! Svelto! Arrivo, Ai! Super Aizen! Super Aizen è entrato in azione. E forse ha bisogno d'aiuto. Apriti. Papà, ho paura. Si è aperta. Presto, allontanatevi. Grazie, Super Aizen. Addio. Rialzati in piedi! Devi rialzarti! La tragedia sta per compiersi. Super Aizen ha esaurito l'energia e sta morendo. Super Aizen è morto! Ascoltate, uomini della Terra! Ora Tokyo è nostra! Arrendetevi! Dai! Zen! No, Super Aizen! Super Aizen! Il sole, indifferente, tramonta splendido come ogni sera. I drammi dell'umanità non lo riguardano. Ai! Zen! Ai! Dannazione, dove possono essere andate a finire? È incredibile, ma dobbiamo accettare l'orribile realtà. Super Aizen è morto! Zen! Ai! Zen! Zen! Ai! Ai! Eri un amico meraviglioso, Zen, ci mancherai. Ai, sei stata una dolce compagna. Smettetela. Cosa? Come? Togliete quei fiori di lì, non crederò mai che Super Aizen sia morto. Sono convinto che è sopravvissuto, anche se non ne abbiamo più notizie. Credo fermamente che Ai e Zen torneranno fra noi. Sì, anche noi lo vorremmo più di ogni altra cosa al mondo. Ma abbiamo visto coi nostri occhi Super Aizen cadere e svanire nell'aria. Gente della Terra, ecco le nostre richieste. Vi chiediamo di consegnarci la città di Tokyo questa sera a mezzanotte. Cosa? Per quell'ora la città deve essere stata evacuata. Hai detto mezzanotte? Esattamente. Non vi concederò un minuto di più. Super Aizen è morto. Non vi rimane che obbedire. È la mia vendetta.
Quel demonio non sta bleffando! Ha detto mezzanotte, ci restano solo 5 ore, professore! Non possiamo arrenderci in questo modo. È una decisione che non posso prendere da solo. Quel maledetto Gotte! Tutti gli abitanti sono fuggiti da Tokyo e la città giace silenziosa e impaurita nella notte. Ma ci sono alcune persone che non hanno voluto o potuto abbandonarla. Dottore, quando potremo lasciare anche noi la città? È impossibile, il ragazzo è intrasportabile. Muoverlo significa ucciderlo. Allora lei pensa di rimanere qui per curarlo? Ma veramente? Che significa? Non vorrà abbandonare mio figlio senza assistenza? Non preoccupatevi, vi lascerò ossigeno e medicinali. Lei è uno sporco vigliacco. Cerchi di capire, devo raggiungere i pazienti che hanno evacuato. Addio. Dottore, torni indietro! Takeshi, sta tranquillo, io resterò vicino a te, figlio mio. Ora Tokyo sarà occupata dai dinosauri di Gottes. Abbiamo poche speranze di combattere e vincere contro di loro. La scomparsa di Super Aizen ci ha lasciati deboli e indifesi. I più si sono scoraggiati. Ma io vi dico una cosa, amo troppo la mia città natale per lasciarla così. La difenderò anche a costo di rimanere solo. Nella città deserta suona la mezzanotte. Ten, Ai, mi vedete? Io non sono fuggito. Chi va là? Chi sei? Sono io. Tu, professore? Vuoi affrontarmi da solo? Sciocco, sarai distrutto! Ritirati! Gottes, questa è la nostra risposta. Cosa? Difenderemo fino all'ultimo la nostra città. Idioti! Sarete tutti uccisi! Avanti, Deatron! Attacca! Distruggi tutto! È un ordine! Professore, la prima linea di difesa è stata sfondata. La seconda linea si sta ritirando. Come non c'è più niente da fare? Stiamo per essere annientati, professore. Non ancora. Datemi il microfono. Possiamo tentare con le bombe narcotizzanti. Aizen 2, mi sentite? Sì, la sentiamo perfettamente. Lanciate le bombe narcotizzanti sul dinosauro. Ricevuto! Andiamo, Barra. Pronto, lasci fare a noi, professore. Lotteremo per Ai e Zen. Buona fortuna, ragazzi. Ci siamo. Attento, prendi bene la mira. Pronti al lancio? Pronti. Vai, adesso! Oh no! Lancio nullo! Aiuto! Barra, fermi! Aiuto! Zen! Zen! Cosa è successo? Chi mi chiama? Zen, ti ricordi? Sono Ai. Siamo riusciti a trasformarci nuovamente negli Aizenborg, ma... Sì, ora ricordo. Ma ora non abbiamo energia neanche per alzarci. Non abbiamo più energia. Sarà la fine tra meno di un minuto. No, non mi arrenderò così facilmente. Ho un'idea, sarà rischioso, ma proveremo. Provare che cosa? Ai, puoi riuscire a trascinarci fino a quei binari? Perché? Perché ci deve essere ancora energia elettrica lì. Devi provarci, Ai, d'accordo? Sento di non farcela, Zen. Forza, devi provare, Ai, andiamo. Tieni duro, sorellina. Oh.
Su, ancora un piccolo sforzo. Funziona, Jen! Sei pronta? Andiamo! Gli Eisenbahn! Dai, corriamo! Sì! Ehi, sta attento! Arriviamo! Tra poco entreremo in contatto con il dinosauro. Ma che fa quel pazzo? Perché mi taglia la strada? Tentate di fermarvi. Cosa vuoi fare? È una questione personale, devo vendicare il mio bambino. Vendicare? Takeshi si sta morendo. Nonostante l'aiuto di Super Aizen, è difficile che possa salvarsi. Super Aizen lo ha aiutato? Sì, è stato ucciso mentre lo aiutava, per questo voglio vendicarlo. Lasciatemi andare. Ascolta, devi calmarti, Super Aizen è vivo. Ma io l'ho visto morire. Devi credermi. Andate via, lasciatemi passare, altrimenti io... Allora scusami, ma... Ma che fate? Lasciateci passare, dobbiamo uccidere quel mostro. Ben, dove sei stato? Eh? È finito, ma non mi arrenderò mai. Beatron, uccidi il professore! La fine. Toglietevi di mezzo, lasciatemi passare. Il professore è in grave pericolo. Attenzione! Ai, trasformiamoci! Super Aizen! Ai! Zen! Super! Super Aizen! Dannato Super Aizen! Sei ancora vivo! Ma sarà per poco! Molto poco! Super Aizen, ma è un miracolo! Professore, è salvo! Aizen ha vinto ancora una volta. Vi ringrazio. Se non mi aveste fermato a quest'ora sarei morto e mio figlio sarebbe rimasto solo. Te l'avevo detto che Super Aizen non può morire. Ah, ma anche tu con i tuoi pugni non te la cavi mica male, picchi forte.
Te lo assicuro. Allora ridammene la metà. Volentieri. Papà, ti prego, non farlo. Piuttosto dobbiamo trovare Super Aizen per ringraziarlo di ciò che ha fatto. Ah, è vero, hai ragione. Sapete dirmi dove possiamo trovarlo prima di partire? Beh, non so cosa dirti. の夜を明るく彩るホタルは子供たちの夢を乗せ夜の空を飛び回る。そのホタルにも恐竜魔王ゴッテスの魔の手が伸びる。巨大怪獣ボタロスの出現でアイゼンボーにピンチが。次回恐竜大戦争アイゼンボーグ恐怖の機械ボタル軍団、どうぞお楽しみに。